Buonasera ragazzi, ecco, oggi è la sera del 20 e notte. Ho fatto un'oretta fa un video su questo prodotto, porta caricatori e fondina della Land Force in Kydex. Non è venuto granché bene, lo riconosco. Ora il secondo pacco, questo è il classico pacco Amazon. Dov'è l'apertura? Ecco, classico, stranamente l'hanno, lo taglio, ecco qua, è ovvio che sono un piego libri, questo lo butto, questo non mi servirà. E che cos'è? San Pauliani e Leoni Morti, Ritter Edizioni, già una casa editrice un po' alternativa nel senso di contestata, un po' da quello che ne so io, un po' ecco, orientata a destra. I Leoni Morti di San Pauliani, che è uno pseudonimo, è un romanzo, non è una cronistoria, un documentario, una storia vera, è un romanzo che ha come protagonisti un reparto di militari francesi arruolati per il Terzo Reich, la Charlemagne, che furono gli ultimi ad arrendersi a Berlino. E questo è un romanzo che parla degli ultimi giorni della guerra a Berlino, negli ultimi giorni, ambientato in quel tempo. Ecco, qui c'è una recensione che addirittura il colonnello, famoso colonnello Scorzeny, dichiara che questo libro è più realista della realtà, più o meno. Lui nella vita in realtà si chiamava Sicard, era un attivista politico di estrema destra francese del governo di Vichy, diciamo, che rifugiò poi in Germania e poi fuggì in Spagna dopo la guerra, condannato all'ergastolo. Poi nel 57 si consegnò volontariamente e fu amnistiato. E poi fece il romanziere, il saggista, lo storico, il saggista, il critico, il corrispondente. Però ebbe dei titoli di riconoscimento dell'Académie Française, anche se era uno scomodo, una persona scomoda, parlo dell'autore. Ebbe dei riconoscimenti accademici. Questo appunto è famoso, il suo famoso libro I Leoni Morti, la battaglia di Berlino. E questo è un secondo romanzo, è un romanzo anche questo, che parla, ecco, del dopo Berlino, di un ufficiale tedesco che fugge prima in Austria, poi in Spagna, poi in Centro America, in un ipotetico paese. Anche qui parla di guerre, guerriglia e varie, ecco, ovviamente sono tutti nomi di fantasia, sono nomi di fantasia, ma richiamando sempre personaggi più o meno esistiti, tutti i tedeschi che fuggirono dopo la guerra perché erano più o meno compromessi ideologicamente, ex combattenti che non volevano sottostare alla nuova Germania occupata dagli alleati. Molti si arruolarono nella legione straniera, molti fuggirono in Sud America, tantissimi in Spagna. Queste sono cose note a chi ha una certa età, magari i giovani queste cose non le sanno,
questa è la storia contemporanea minore, ecco i due romanzi, I Leoni Morti e I Maledetti di San Paoliano.